Buonasera, buonasera e bentrovati. Iniziamo dalla giornata del ringraziamento, potremmo chiamarla così, quella che si è svolta ieri a Villa Ponti con l'assessore regionale Guido Bertolaso, tanti medici, professionisti, volontari, protezione civile, forze dell'ordine, tutti coloro che a diverso titolo hanno contribuito attivamente alla lotta contro il Covid. Il racconto. Abbiamo organizzato questa serata, come stiamo facendo in tutte le province della Lombardia, per manifestare la totale, assoluta, completa gratitudine delle istituzioni, ovviamente mia personale, ci mancherebbe altro, nei confronti di tutti quelli che hanno dedicato l'impegno, la passione, la fatica, il lavoro e la loro professionalità nella lotta contro il Covid. Parte da qui la serata organizzata a Villa Ponti da TS Insubre, dedicata al lavoro di trincea, a chi si è speso e fatto in 4, in 6, in 8 per salvare, soccorrere, curare, tamponare e vaccinare. In sala, medici di ASST e infermieri, associazioni di volontariato e forze dell'ordine, operatori sanitari di protezione civile, in ossequio alla massima francescana che Bertolaso ha voluto stampare sulle pergamene simbolicamente consegnate a fine evento. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Sul proscenio il saluto del direttore generale Lucas Gutierrez e del presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti. Poi la ricognizione pratica di Marco Magrini, che numeri alla mano ha fornito una fotografia efficace dello sforzo profuso. Dopodiché spazio ai relatori, che hanno raccontato la pandemia da diverse angolazioni. Quella dei camper vaccinali di Guido Garzena e quella di chi, come Francesca Cermesoni, è intervenuta nelle scuole. La testimonianza toccante di Gaia Villa alle prese col delicato rientro di soggetti disabili nelle strutture protette. E la protezione civile raccontata da Alberto Barcaro. L'impegno oceanico di Malpensa, narrato da Alessandra Colombo, e quello nelle località più impervie del Comasco, riportato da Davide Mozzanica. Abbiamo fatto squadra nel pieno dell'emergenza, ricorda l'assessore. Se riuscissimo a farlo nella quotidianità, l'impossibile farebbe meno paura. Ed è un bilancio costruttivo, quello tracciato dal prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, il quale ieri ha approfittato dell'aperitivo natalizio per fare il punto sui suoi primi 10 mesi alla guida della prefettura, tra tanti tavoli inclusivi e molte sfide aperte. 10 mesi di impegno serrato, di tavoli inclusivi, di incontri e confronti costanti con tutti gli attori che agiscono nel comparto sicurezza, nel mondo del lavoro e di contrasto allo schitraffici, ma anche a droga e disagio giovanile. Il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, ha colto l'occasione del tradizionale aperitivo natalizio per tracciare un bilancio di questo primo scorcio di mandato e per ringraziare un territorio che si conferma dinamico, reattivo e pronto alle sinergie. Certo, per dirla con un'antica massima, un albero che cade fa sempre più baccano di una foresta che cresce, ma alla fine a contare è la sostanza dei fatti. E la foresta intorno a noi è cresciuta davvero, silenziosa ma florida, piena di vigore, rigogliosa. Siamo quasi alla conclusione di questo anno, che registra infatti un bilancio che, per quello che ho potuto comprendere e percepire in questi miei 10 mesi a Varese, può considerarsi ampiamente positivo, con risultati importanti. Consuntivo positivo che è motivo di orgoglio e di gratificazione per tutti coloro che vi hanno contribuito, ma che allo stesso tempo non deve sorprendere in quanto costituisce testimonianza diretta del lavoro che senza clamore, ma con grande impegno e sacrificio, i vari appartenenti a tutte le istituzioni dello Stato e agli enti territoriali, al mondo dell'economia e del lavoro, al volontariato e all'intera società civile svolgono quotidianamente. Ma la giornata di oggi si è aperta all'insegna della protesta, in sciopero CGIL e UIL contro la manovra finanziaria. Siamo andati a intervistarli. CGIL e UIL in piazza in tutta Italia per dire no alla manovra finanziaria. A Varese, presidio di fronte a Villa Recalcati e incontro col prefetto. Uno sciopero che è contro la manovra finanziaria, le decisioni che contiene la manovra finanziaria, che non guarda alle condizioni delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati. Deprime il lavoro perché tutti sanno, ne parliamo ormai da tantissimo tempo, di quanto i salari sono bloccati, bloccati per rinnovi nazionali che non arrivano, arrivano tardi, ma anche dal punto di vista della leva fiscale non viene utilizzata proprio per alleggerire quella che è il peso fiscale all'interno delle buste paga delle pensioni. Troppe, incalza la UIL, le nostre richieste cadute nel vuoto in un momento in cui la crisi morde e la capacità di spesa delle famiglie precipita.
Abbiamo chiesto anche di ritirare questo provvedimento che riguarda i voucher. Questo paese non ha bisogno dei voucher. Noi li abbiamo debellati 5 anni fa i voucher, perché avevano raggiunto una dimensione di circa 17 milioni di voucher in Italia, e quando si utilizzano i voucher significa che le persone, quelle persone, non hanno più un cedolino paga, non hanno più la tredicesima, non hanno più le ferie, non hanno più la contribuzione. Abbiamo chiesto di detassare le tredicesime, di detassare i contratti nazionali, di detassare il secondo livello di contrattazione, e anche su questo punto ci è stato detto di no. Resterà alla guida di Confindustria Varese per un altro biennio, 2023-24, Roberto Grassi. Questo grazie a una recente decisione del Vertice Nazionale dell'Associazione, che ha dato la possibilità ieri al Consiglio Generale Lombardo di chiedere appunto al numero uno dell'ex Univa di restare alla guida di Confindustria Provinciale ancora per un po' e poter così proseguire nelle ambiziose sfide del momento, per esempio il piano strategico Varese 2050. Torniamo a parlare della salute però, perché la carenza di medici preoccupa un po' tutti, soprattutto ospedali al centro dell'attenzione come quelli di Busto e Gallarate. Proprio a Gallarate abbiamo ascoltato il direttore generale di ASST e la sua proposta. Ci vuole una legge speciale, ma a livello nazionale e al più presto, se vogliamo risolvere il problema della carenza dei medici e del personale sanitario, situazione che è ormai riscontrabile non solo negli ospedali del territorio, ma di tutte le regioni d'Italia. Così si è espresso Eugenio Porfido, direttore generale di ASST Valleolona, che ieri era presente all'inaugurazione della Casa di Comunità di Cassano Magnago. Qualcosa è stato fatto, continua Porfido, con nuove borse di studio per l'accesso alle specialità, ma non basta, contando l'alto numero di pensionamenti e le tempistiche per la formazione dei futuri specialisti. Credo che lo strumento, credo, non sta a me dirlo, sia quello di arrivare a una legge speciale che dia una serie di possibilità per recuperare professionisti da mettere velocemente all'interno delle nostre strutture e su cui garantire un percorso formativo. Questo per riuscire a sopravvivere mantenendo aperti i servizi nei prossimi 4-5 anni. La stessa situazione l'hanno vissuta gli anglosassoni 20 anni fa, prosegue Porfido, ma con una grande differenza. Avendo loro il Commonwealth, sono riusciti a far entrare all'interno del paese un numero elevato di professionisti provenienti dagli stati del Commonwealth e riuscire a tamponare questo errore di programmazione. Noi non siamo in questa condizione, sapete che abbiamo anche dei vincoli. Non possiamo assumere personale che non fa parte della comunità europea. Tutte le assunzioni che sono state fatte sono sempre state assunzioni temporanee. Credo sia inevitabile incominciare a pensare a una legge speciale. Il tema dell'affido sarà al centro di uno speciale di Rete 55 che vi raccomandiamo di non perdere, in onda domani nell'orario di TG. Ma oggi se ne è parlato anche a Tradate per una 2 giorni in programma a Villa Truffini. Costruiamo insieme la città ideale, quella dell'affido familiare. È la proposta solidale culturale del distretto di Tradate. Un evento davvero volto alla sensibilizzazione e alla voglia di stare insieme, quindi vi aspettiamo numerosi. L'idea è intrigante, costruire in 2 giorni, sabato e domenica, all'interno di Villa Truffini, una città così come suggerita da Mao Fusina e concepita pezzo per pezzo dagli stessi partecipanti. Si utilizzano circa 600 kg di materiale di scarto aziendale, prevalentemente di legno, per costruire una città ideale e creare relazioni tra i vari luoghi che si vanno a creare. Ed ecco la vera protagonista della 2 giorni tradatese, promossa dalla cooperativa Proges e sostenuta dai comuni che compongono l'ambito tradatese, la ricerca del bene comune. Per bene comune intendiamo appunto la città, ma la città costituita non solo da case, ma soprattutto dalle relazioni tra le persone e dalla connessione tra una famiglia e tra un individuo e l'altro. Stessi principi su cui si regge l'affido, scelta solidale di una famiglia che si prende cura di un minore dando una mano indirettamente alla sua famiglia d'origine. Questi ultimi anni sembra abbastanza lasciato nel dimenticatoio. È un grosso problema l'affido familiare, perché permette a questi minori di avere una opportunità di vita sicuramente migliore.
Cultura, educazione, storia e radici, tutto questo nella Casa Macchi a Morazzone, inaugurata ufficialmente oggi, aperta al pubblico a partire da domani. Scorrono le immagini della rinascita di Casa Macchi a Morazzone, dimora signorile, riflesso sofisticato di un Novecento ricco di riservatezze e ritualità, di ambienti confortevoli e ricercati, con l'elegante e protettiva corte, lo splendido giardino, il corridoio invaso dalla luce, gli studi e le stanze in cui ancora oggi riecheggia il suono di vite non così lontane. Una casa apparentemente dimenticata dal tempo, in cui tutto sembra immobile da decenni e in cui, in verità, nulla è stato lasciato al caso. Dagli abiti ancora appesi, le foto in bianco e nero, i corredi ricamati, le stoffe ripiegate, le stoviglie ben riposte. Casa Macchi a Morazzone racconta una piccola storia, una storia silenziosa, una storia che è stata chiusa per 60-70 anni e che improvvisamente il fai aperto. La storia di una borghesia oculata, parca, morigerata, che ha fatto l'Italia. Salutata dal FAI, che ne è proprietario, e dai vertici di regione e provincia, da oggi Casa Macchi apre al pubblico sotto forma di casa museo, meta di visite storiche e di immersioni in un passato che fa rima con identità, impreziosito dalla concomitante riqualificazione dell'intero centro storico. Dove i ragazzi delle nostre scuole medie, ma anche i ragazzi del liceo artistico, hanno fatto da ciceroni durante le giornate aperte del FAI, non solo per svelare Casa Macchi o ciò di cui si poteva svelare per Casa Macchi, perché i restauri erano ancora in corso, ma della chiesa parrocchiale e del suo museo, della chiesa di Santa Maria e di ciò che contiene, quindi gli affreschi quattrocenteschi della chiesa della Maddalena, per cui veramente un'operazione anche di culturale notevole che fa sì che i nostri ragazzi possano approfondire e conoscere le loro tradizioni. Tempo di calendari per tante realtà pubbliche e private del nostro territorio. Nonostante le mille difficoltà del momento, Confcommercio ha scelto di puntare sulla bellezza e sull'attrattività. Un po' di leggerezza ben abbinata alla valorizzazione. Uniascom presenta il calendario del commercio 2023 che, anziché ripiegare su esigenze, criticità e rimostranze, sceglie di scommettere su bellezza, tipicità e attrattività. Quest'anno abbiamo puntato sulle tradizioni, sulla cultura, sulla conoscenza del territorio, tutto ciò che è la radice della provincia di Varese. E in qualche modo siamo andati a riscoprire mese per mese, città per città, quelle che sono le eccellenze, dai bruscitti alle luci, ai fuochi d'artificio nella parte nord della provincia, alla tradizione sui prodotti tipici, dagli asparagi. Quindi ogni mese racconta il nostro territorio ed è uno strumento di comunicazione sostanzialmente che fa vivere attraverso il turismo, la cultura del territorio, anche il mondo del commercio, del turismo e dei servizi. Quindi di fatto unisce tradizione, economia e la bellezza di vivere in provincia di Varese. E a proposito di Natale e di fine anno, ecco gli auguri formulati ai propri concittadini dal sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli. Al termine di questo ennesimo anno così sfidante, qual è il suo messaggio alla città? Ma messaggi non ne voglio lanciare stasera, se non che solamente che tutti possano passare un felice Natale e soprattutto un sereno Natale, perché anche quest'anno non è stato facile e per tutta la città, per i cittadini e soprattutto per l'amministrazione comunale. E che io voglio solamente, come faccio ogni anno, ringraziare anche tutti quelli che stanno lavorando per questa città e in questi momenti che sono veramente difficili. Ma però stasera non dobbiamo pensarci, perché abbiamo riunito tutte le corali cittadine che hanno fatto un lavoro straordinario per poter suonare tutti insieme. Questo è un regalo che facciamo a tutti i cittadini, ripeto, perché sia loro che tutti i loro familiari possano vivere un sereno Natale. Abbiamo tanto bisogno di serenità. Ma il clima è sereno? Il clima deve essere sereno. Noi per forza dobbiamo dare un po' di ottimismo. Ci vuole l'ottimismo perché ne abbiamo bisogno tutti e siamo certi che ne usciremo da questa situazione, assolutamente. Siamo usciti da 2 anni di Covid che sono stati terribili, è arrivata questa guerra, la guerra è ancora più terribile direi del Covid, ma ripeto, tutti uniti ce la faremo sicuramente. Inaugurato a inizio del mese il nuovo Caffè Teatro, fucina storica di talenti del palcoscenico e del cabaret, adesso guidato da Stefano Chiodaroli. Il servizio. È il primo in assoluto ospite comico
che prova a ricominciare al Caffè Teatro dopo 7 anni, per cui lui non è un comico che prova a far ridere a un laboratorio, lui è un eroe e si merita un applauso da eroe. Signore e signori, accogliamolo con un bel applauso. Pioggia, neve e persino il Covid non hanno fermato il laboratorio di risate del giovedì al Caffè Teatro a Samarate, dopo l'inaugurazione di settimana scorsa a cui hanno preso parte personaggi famosi come Giorgio Gori, Antonio Marano, Giancarlo Bozzo, ideatore di Zelig e diversi comici amici di sempre. Ecco che sul palco del piccolo tempio storico del cabaret di provincia torna quella stessa atmosfera che si respirava in passato, quella magia e complicità che legava il pubblico l'artista, tra improvvisazioni, comici in erba e tanto divertimento. Siamo appena ripartiti, siamo con un motore dove siamo già partiti in terza, ma per sapere come andranno le serate del laboratorio bisogna aspettare gennaio, febbraio. In questo momento sono serate dove a migliaia ci chiedono di partecipare, ma solo pochi vengono. In realtà scherzo, perché stasera è una serata di eroi, perché ha piovuto, ha nevicato, ci sono stati 1000 accidenti, eppure eravamo in tanti, eppure ci siamo divertiti. Pate, tu sei arrivato qui uomo stasera, tornerai a casa bestia. Con gennaio partiranno qui al laboratorio del Caffè Teatro di Vergara di Samarate dei laboratori, a cui cercheremo di dare ogni sera un tema diverso per cercare di intercettare un bisogno diverso. Il nostro movente è sempre quello, divertirci e fare divertire, capire quali sono le nuove forme del divertimento per disseminare la società di endorfine. Se le persone sono piene di endorfine non hanno voglia di litigare, sono più felici, non hanno voglia di fare la guerra, e di questo abbiamo bisogno, di una rivoluzione di risate e di pace, e di smettere di pensare alla guerra. Concerto di Natale davvero speciale, quello di ieri a Busto Arsizio, con diverse corali in un unico momento. Concerto di Natale 2022 della città di Busto Arsizio in Basilica San Giovanni vede protagoniste le scuole cantorum del decanato che per la prima volta si esibiscono a formazioni riunite. Si tratta, lo ricordiamo, delle 12 corali cittadine e nello specifico San Giovanni Battista, Santissimi Apostoli Pietro e Paolo, Borsano, Santa Croce, San Luigi e Beata Giuliana, Santissimo Redentore, Sant'Anna, Sant'Edoardo, Santa Maria Regina, Sacro Cuore, Santissimi Apostoli Pietro e Paolo, Sacconago, San Giuseppe e San Michele Arcangelo. Abbiamo 136 cantori che tutti assieme faranno sentire le loro voci questa sera. È stata un'idea che è stata portata da tempo al tavolo della musica e lì rimasta perché espressa e repressa. Quest'anno invece, complice anche la ripresa post-pandemica, è stata riespressa e questa volta continuata e portata fino a qui, fino ad oggi. Intanto nella Scuola Maria Immacolata di Busto Arsizio ci si interroga e si impara la cultura della legalità. Formare futuri cittadini capaci di rispetto e responsabilità nei confronti del prossimo e della comunità è uno tra gli obiettivi più importanti che si pone la scuola come istituzione. Un obiettivo che intende raggiungere il progetto Legge e Legalità a cura della docente Maria Luisa Merlo per gli studenti delle classi seconda e terza della Scuola Media Maria Immacolata di Busto, che prevede 4 incontri di conoscenza e approfondimento tenuti da esperti. Relatore del primo appuntamento il giudice Marco Montanari della sezione penale del Tribunale di Busto. Questo progetto invita i nostri studenti a riflettere sull'importanza delle leggi e mira a renderli dei cittadini consapevoli e responsabili. Seguiranno a questo incontro un altro momento insieme al giudice Spataro, un incontro con il fratello di Paolo Borsellino. E infine ospiteremo da noi il giornalista e scrittore Paolo De Chiara. Sono sicura che questo progetto porterà i nostri studenti ad essere più responsabili.
Cosa consiglierai ai ragazzi? Il consiglio più ovvio è rispettare le regole e far rispettare magari anche le regole agli altri. È una cosa che deve, possiamo dire, anche inorgoglire anche il singolo ragazzo, anche senza parlare ovviamente di grandi sistemi di giustizia, ma anche della giustizia quotidiana, dei ragazzini, nelle piccole cose, insomma. Diciamo che deve essere un vanto rispettare le regole e non una cosa di cui vergognarsi, come magari può essere percepita a quell'età. Da parte mia è tutto, il TG torna nelle prossime edizioni, grazie, arrivederci e buona serata.